dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: "Dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo." All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere Cristo. Gli risposero: "A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele." Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e l'inviò a Betlemme, dicendo: "Andate, informatevi accuratamente del bambino, quando l'avete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo." Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Festa della Epifania. Beh, noi diciamo che a Natale è festa di Gesù bambino e nonno, di Babbo Natale. Nell'Epifania è festa della manifestazione di Gesù che si mostra al mondo, all'umanità, si manifesta e non è festa della Befana, ma comunque, magari altri piccoli segni servono, ma devono condurci a Lui. Lui è la meta, Gesù è la nostra meta. Lui è la nostra speranza, Lui è tutto per la nostra vita. Allora, in questa festa dell'Epifania, sì, i doni dei magi, benissimo, oro, incenso e mirra, sapete benissimo l'interpretazione. Io quest'oggi però mi soffermerei: dove andate? Chi cercate? Vi ricordate anche nel Getsemani? Chi cercate? Questi magi di chi si mettono in ricerca? E noi? Chi cerchiamo? O non cerchiamo più nulla? Magari molti cristiani sanno tutto già su Gesù, non cercano più nulla. Non è bene. Altri non si pongono proprio più la domanda. Probabilmente dovremmo suscitare una domanda. Di chi siamo alla ricerca oggi, no? O di cosa forse? Forse siamo alla ricerca di cose e non di chi. Abbiamo da riscoprire il chi che dà senso alla nostra vita. Abbiamo da riscoprire quel bambino che ha da dirci tutto sulla nostra esistenza, che dà senso al nostro amare, al nostro vivere, al nostro soffrire, al nostro lavorare, ai nostri problemi. Lui è la luce, quella stella che i magi cercano. E che dobbiamo cercare anche noi per tutta la vita, non stancarci mai di cercare quella sana inquietudine di ricerca di Dio che fa bene anche a noi credenti. Allora, che Lui si possa manifestare, sì, ma si manifesta soprattutto nell'incontro, nella relazione, nell'amore.